Konnichiwa Minasan, ben ritrovati nel mio canale, sono come sempre JappoGamer e oggi siamo qui su Dry Club, evento singolo. Dobbiamo portare avanti la serie e quindi ci andiamo a fare delle belle derapate. Allora, ovviamente Giappone. E se non erro dobbiamo fare... ci facciamo l'Ecobago. Andata e ritorno. Lasciamo tutto quanto casuale. Gioca ovviamente. Andiamo avanti con... prendiamo, anzi scusate, una bella Nissan giapponese, come piace al sottoscritto. Ci prendiamo quell'altra, va? Eccola qua, la Nissan 370Z Nismo. Verniciatura bianca. Anzi, oserei dire bianco perla. Bene, ora è il giorno 19:30, compressione tempo per 1. Tempo soleggiato, infatti, effettivamente è un bel tempo. In Giappone. Bene, punti di derapata, punti di zona velocità. Bene. Dai, dai, coraggio, coraggio. Derapiamo pure qua così. Bene. Corriamo, corriamo. Eccoci qua. Bene, 3677 punti derapata, di cui 671 della prima derapata con 501 punti per la velocità, 217 per la seconda derapata con 356 punti per la velocità, 322 punti derapata della terza derapata con 1095 puntazzi per la velocità e l'ultimissima derapata sul traguardo 515 punti, per un totale di 3677 punti con una velocità massima di 154 km/h e la derapata più lunga di 33 metri. Bene, continuiamo. Ovviamente le stelline si vanno ad aggiungere alle stelline totali, siamo ancora al 26° livello. E nella classifica generale, che potete vedere alla vostra destra, sono in 12.525esima posizione con 3.677 punti. Bene, vabbè, insomma, ovviamente, insomma, considerate che c'è tutto il mondo, per cui non posso pensare di essere il primo, no? Allora, rieccoci qui, tornati alla hub. Bene, continuiamo quindi con la Kobago al ritorno e vediamo un po' com'è. Lasciamo tutto quanto così. Orario del giorno addirittura casuale, compressione tempo casuale, copertura nuvolosa non si sa. Bene, prendiamo come abbiamo preso prima la Nissan 370Z Nismo classe sport. Infatti, insomma, è bella sportiva sta giapponesina. Bene, noto che i server di Dry Club funzionano. Ottimo. Rieccoci qui, tornati nel nostro ben amato sollevante. Anche doppio scarico sta bella Nissan, eh. Che macchinone. Adesso Kobago al contrario. Vai così. Vai così. Un po' meglio di così. Bene, eccoci qua. Una bella botta sul guardrail. Comunque, abbiamo totalizzato 4061 punti, che derivano da 695 punti dalla prima derapata e 125
sul primo controllo la velocità, seconda derapata 265 punti e 598 punti di velocità, terza derapata 743 punti e 523 di velocità, quarta derapata 285 punti e 582 punti di velocità, per un totale di 4061 punti, ripeto. E abbiamo toccato una velocità massima di 133 km orari e derapata più lunga di 64 metri. Io oserei dire ben 64 metri. Ottimo così. Ovviamente si procede nel livello. Siamo ancora al 26esimo livello. Sarà un po' duro arrivare al 27esimo. Continuiamo, ovviamente. E beh, noto che comunque i server si sono ripresi. Siamo in 36.710 posizione, per un totale appunto di 4.061 punti. Bene, continuiamo. E anche questo episodio finisce qui. Sayonara Ne dal vostro Giappo Gamer e al prossimo video.